Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi che è una giornata stupenda, cielo azzurrissimo rispetto a ieri che è stata una giornataccia. Sono qui per darvi una notizia flash, molto importante anche questa. Allora, tutti i maggiori operatori turistici del sud e dell'est della Thailandia, insieme all'associazione albergatori della Thailandia, ha chiesto al primo ministro e agli altri ministri coinvolti, il ministro della salute, il turismo, eccetera, eccetera, di rimuovere tutte le restrizioni. Tutte le restrizioni, compreso Thai Pass, tamponi, eccetera, eccetera, dal prossimo mese. Lo hanno chiesto perché hanno visto che Danimarca, Svezia, Inghilterra, così anche loro hanno tolto tutto. Quindi ha detto, vedete quei paesi là, mi sembra che la Svizzera abbia tolto tutto, loro hanno già iniziato ad aprire senza più chiedere niente, dobbiamo farlo anche noi. Stavolta il gruppo sembra unito, sembrano tanti, sembrano compatti. Quindi può darsi che il governo, che ha già un sacco di problemi di suo, per tutta una serie di problemi che riguarda l'economia, eccetera, eccetera, magari sorprendendoci ancora, dia l'ok. Così da far risalire l'economia, eccetera, eccetera. Porterebbe una ventata di ottimismo e una ventata di popolarità anche per lui, visto che dovrebbero esserci le elezioni quest'anno o il prossimo. Quindi sarebbe anche un salire di gradimento verso i thailandesi. Speriamo che accettino questa proposta e tolgano tutte le restrizioni. Nel frattempo, a fine di questo mese iniziano ad arrivare alcuni clienti con il tour operator con cui collaboro dall'Italia tramite il corridoio turistico. Quindi vediamo come procede. Probabile che arrivano loro e tolgano tutte le restrizioni e si riparte. Comunque è una grande notizia, speriamo che accetti il governo e tolga tutte le restrizioni. Io vi saluto, alla prossima, magari con un'altra bella notizia da darvi. Guardate che splendore questa mattina. Veramente, veramente bella. Ciao, bye bye.